Il presidente degli industriali di Cuneo ha scritto una lettera in cui, secondo i siti internet, avrebbe detto soltanto: se volete lavorare, non studiate troppo. È una sintesi che non fa onore a quello che ha scritto il presidente, appunto, degli industriali, perché lui dice una cosa molto semplice: dalle nostre parti servono operai. Allora, la questione dello studio e del lavoro è una questione annosissima e soprattutto abbiamo raccontato in tutti i modi, in tutte le salse, che in Italia ci sono molti disoccupati e addirittura arrivano quasi al 40% tra i giovani. Il presidente di Industriale ha detto una cosa semplicissima: ragazzi, se volete lavorare, gli operai servono e sono operai specializzati, tecnici degli impianti, cioè non l'operaio dell'ottocentesca memoria, ma operai che fanno lavori diversi rispetto al passato. In più, aggiungerei io, ma il presidente degli industriali forse non l'ha detto così esplicitamente, ma davvero ci servono tutti questi laureati in scienza della comunicazione, tutti questi laureati in giurisprudenza, tutti questi laureati in economia o in scienze politiche? La sostanza, e in questo il presidente degli industriali ha ragione con un pragmatismo che forse non piace, è che spesso noi studiamo su un ideale che vorremmo avere come nostra vita del futuro e non ci rendiamo conto che possiamo averla quella vita, ma è molto difficile e il rischio di rimanere disoccupati è altissimo, per un semplice motivo: troppe persone studiano per qualcosa che o sta morendo, per esempio il giornalismo, oppure sta diventando completamente diverso, per esempio il giornalismo. Insomma, la conosco bene questa storia. Non è non studiare o studiare di più, ma non fare quello che facevano i nostri genitori o i nostri padri, perché è completamente cambiato il mondo. Non c'è nulla di male nello studiare per il lavoro, non c'è nulla di male che un industriale dica: siamo affamati di lavoratori con professionalità che nessuno ci fornisce. Poco da scandalizzarci, è la dura realtà in cui ci troviamo.